Sì, buongiorno, ben ritrovati da Vinovo, il giorno decisamente di Alessandro Matri, il nuovo numero 32 della Juventus. L'ultima volta quel numero era stato indossato da Marchionni, l'ha voluto a tutti i costi riportare sulle spalle dopo che l'aveva avuto anche a Cagliari, Alessandro Matri. Questa mattina visite mediche, in realtà è solamente un check, solo per aprire la sua, tra virgolette, scheda clinica, perché il giocatore stava benissimo, solo domenica ha fatto 2 gol. Poi è venuto qua a Vinovo, l'abbiamo seguito, la conferenza stampa di presentazione, però l'abbiamo trovato davvero entusiasta di essere qua. Il ritratto della felicità, potremmo dire così, per questo nuovo giocatore, l'attaccante che serviva alla Juventus. Al fianco di Alessandro Matri c'era anche l'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, che ha spiegato l'importanza del colpo, come si è arrivati a questo colpo di mercato, anche il perché non si era potuto arrivare prima, precedentemente, a Pazzini, e invece il perché è stato preso proprio Matri. C'è stato svelato anche una curiosità, come c'è proprio dopo la partita di domenica avesse chiesto a Matri ancora uno sforzo di restare qua, Matri gli ha spiegato: queste sono un'opportunità che non posso sprecare, e allora Cellino ieri è volato a Milano, e nel pomeriggio, come abbiamo testimoniato anche noi in diretta Sky Sport 24, Matri ha firmato per la Juventus, intanto un prestito, ma poi sarà riscattato dalla Juventus a giugno. Eccolo qua, le prime immagini proprio di Matri a Vinovo. Tanto la curiosità, non conoscendo neanche questi spazi, ha chiesto aiuto anche a noi, ai tecnici e fotografi, perché non sapeva qual era la strada per tornare nello spogliatoio. Solo curiosità queste. Andiamo a sentire allora subito un estratto della sua conferenza stampa. Cosa vuol dire per Alessandro Matri essere un giocatore della Juventus? Mi sono a disposizione dell'allenatore. Se sono pronto, spero, perché è quello che voglio. Sono qua anch'io per misurarmi, perché per me è il primo grande salto. Ho fatto questi 3 anni e mezzo a Cagliari, che sono stati fondamentali per la mia crescita, e adesso però, come si dice, adesso bisogna vedere se si è pronti per questo altro passo. Io dal canto mio mi sento abbastanza pronto mi sento, però in queste situazioni è il campo che parla, e quindi spero di dimostrarlo in campo e poi dopo si vedrà. E avrà l'occasione subito di dimostrare in campo il suo valore, se davvero un giocatore da circa 18 milioni di euro, come è stato detto in conferenza stampa, perché Del Neri l'ha detto, gioca subito, giocherà al fianco di Del Piero in attacco contro il Palermo, la partita di domani molto molto importante. Ricordiamo che l'Juventus arriva dalla sconfitta contro l'Udinese, da un momento davvero difficile. Per fortuna il terribile mese di gennaio è finito. Allora andiamo a sentire Luigi Del Neri, l'allenatore della Juventus, insomma, che ha speso queste parole per l'ultimo arrivato in casa Juve. Chi gioca? Cioè, deve dare un nome, caso avevo, chi gioca sono voi, non ho capito. C'è quel dubbio. Com'è? No, chi? No, Martinez non è una punta. Io Martinez gioca, domani gioca Matri sicuramente, questo è poco ma sicuro. Se mi date altri nomi che posso far giocare, io vi accolgo ben volentieri le vostre proposte. Grazie Francesco.